Eccolo. Buongiorno. Ma che carino. Ciao. Buona pappa. Non mi spiace tesoro. Non abbiamo. Buongiorno da Sigets. Ah, ieri sono dimenticate il caffè e l'abbiamo comprato qua nel mini market del campeggio per una modica cifra di 6 euro e qualcosa, quasi 7 euro. E buongiorno, buongiornissimo, buon mercoledì, come stai? Io direi che sto bene. Abbiamo dormito abbastanza bene. Ieri alla fine abbiamo fatto cena prestissimo. Ad un certo punto Miki, che ha orari totalmente completamente diversi dai miei, ad un certo punto scoppiamo a ridere perché ok, facciamo cena, quindi le faccio fare cena prestissimo, erano tipo le 7. Ieri sera abbiamo mangiato quelle due burrate che ti ho fatto vedere appunto lunedì, e ho fatto un'insalatina di pomodori, quindi abbiamo fatto le bruschette con sopra i pomodori, la burrata, e poi siamo andate a letto. Ad un certo punto non riuscivamo a dormire, insomma, chiacchiera che ti chiacchiera. Mi alzo per andare in bagno e c'era ancora la tela accesa. E allora c'era un film in spagnolo e leggo sopra: a seguire alle ore 22 iniziava l'altro film. Quindi io e Miki non ci siamo resi conto. Cioè, pensavamo fosse più tardi, invece non erano neanche le 10, perché alle 10 sarebbe iniziato l'altro film. Vabbè, detto così non fa ridere, però ieri sera noi ha fatto tantissimo ridere. Considerando che Miki alle 10 inizia a fare cena o lavori. Io vi bevo caffè, ti scaldo l'acqua? Sì, ti scaldo l'acqua. Ok, faccio bere, obbligo Miki a bere dell'acqua calda, ci aggiorniamo dopo. Buongiorno! Rieccomi. Allora, abbiamo ovviamente sistemato un po', ho fatto colazione, ma in realtà io prima di filmare sono già andata a fare yoga. Approfittiamo di questa giornata di sole, di questa mattinata di sole, per andare in spiaggia, che in realtà c'è, puoi andare anche a piedi, però non siamo vicinissime, siamo a 10 minuti, però c'è l'uscita alla fine del campeggio che ti porta direttamente alla spiaggia, ma noi quella spiaggia lì non fa impazzirissimo. Hai la Fanta? Sì, però la volete per domani. Ah, ok. Che abbiamo l'hamburger. Lo scalogno dove l'abbiamo messo? Qua. Potrei averlo... Qui. Sì, pensavo di averlo. Quindi qua sta andando? Sì. Sì, sì. No, metto sul sugo, ci facciamo l'aperitivo, poi quando il sugo è fatto togliamo la pentola, travasiamo il sugo. E mettiamo il sorbo della pasta. Ma cosa vuol dire già pronto? Cioè che non è da cuocere? Dici? C'è già l'olio? Sì, sì, certo. C'è già l'olio, c'è dello zucchero. Adesso come si abbassa? Le olive mi piacciono. All'amicizia. All'amicizia. Ciao, gli occhi belli. Tutto bene. Ciao.
un minimo, immagina un minimo. Immagina un minimo. Adesso a 9 il suo compito. Vedi che fa bip, bip, bip. Dopo aver mangiato tipo mezzo chilo di pasta, buonissima, tra l'altro, un po' dolce, non so perché se era, ci andava più sale o se le lenticchie erano dolci. Quando va via il sole, quindi dopo aver mangiato mezzo chilo di pasta, poi quando va via il sole, da un discorso all'altro, insomma adesso praticamente sonno, per farla breve, per chi non l'avesse capito, ma adesso mi attiverò. E non voglio assecondare questa cosa qui. Andiamo a camminare? Asciugami i piatti, sennò si incrosta. No, faccio io, no, no, faccio io. I piatti no, tu cucini o lavi i piatti? Basta. No, davvero, li faccio volentieri. Perché li hai fatti male ieri? A me piace, no, perché a me piace, cioè mi piace proprio. Sei sicura? Sicurissimissima. Però metti via le olive. Allora, quindi avanzata questa pasta qua, che ne abbiamo buttata in abbondanza. Aspettate che vi faccio vedere il pastone che abbiamo fatto. Allora, a parte il casino assurdo, questa era la pasta. L'abbiamo fatta mezzo chilo, così domani la saltiamo semplicemente in padella e non cuciniamo. Non mi ricordo più dove era questa qua. Non erano chiuse bene? No, le olive. Qua c'è un po' di pane. No, sono bene. Perché... No. Dopo pranzo passeggiatina e andiamo a prenotare, a scegliere il bungalow per maggio. Sì, dovrebbe andare verso l'acqua. Guarda gli abiti. Cucciola, guarda che secchissima. Secondo me, speriamo che se la mettiamo di qua vada di là. Mettiamo qua nell'ombra. Perché di notte... Di notte con i fari della macchina la scambiano per la luna e allora vanno sulla strada. Dai, vai di là, che qua ti schiacciano. Il pomeriggio si è strutturato con una passeggiata che doveva essere di 10 minuti. Abbiamo sbagliato strada a piedi. Abbiamo salvato una tartaruga. Abbiamo salvato una tartaruga e abbiamo sbagliato strada per andare al mare, sicuro. Vabbè, ci siamo trovate non sappiamo dove e poi siamo ritornate indietro dalla statale, perché almeno quella strada lì la sapevamo ed eravamo sicure, eravamo certe. Adesso invece ci spostiamo e questa sera andiamo. Allora, poi abbiamo detto, ci cambiamo, usciamo prima, andiamo a Sigets in centro a farci due passi e alla fine praticamente sono le 7 e quindi niente, non riusciamo perché abbiamo prenotato cena per le 8 e insomma abbiamo un pochettino di strada. Ma adesso prima di andare via stiamo passando appunto a vedere Tarti se è rimasta lì, è ritornata nuovamente verso la strada. Allora, noi l'abbiamo messa qua che era più o meno l'inizio, era questa, c'era quest'albero qua che abbiamo detto la mettiamo all'ombra, più o meno era qua. No, la strada non la vedo. No, sarà andata, infatti. E praticamente questo è il nostro campeggio.
questa è l'uscita secondaria che ti fa tagliare per arrivare subito al mare, e tu entri e esci con, che noi l'abbiamo scoperto oggi, con questo, perché noi siamo uscite da qua per tagliare a piedi, al che telefoniamo dicendo salve, siamo qua, noi vorremmo uscire per andare in spiaggia, cioè come facciamo? E loro ci hanno detto c'è la targhetta. Cioè, quindi questo coso qui che sembra un pezzo di cartone con un nastrino, in realtà è il coso per entrare e uscire da qua, e per entrare e uscire alla notte quando non ci sono le persone lì nella guardiola. Sei sicura di quello che vuoi fare? Ci riempiamo le scarpe di terra. Le togliamo? Io sto congelando di freddo. Io sto morendo di freddo. No, poi se le tolgo come faccio? Poi ci rimane tutta la sabbia dentro le calze. Andiamo al ristorante scalze? Andiamo al ristorante scalze. Io adoro i posti così, quindi dove c'è l'erba, diciamo, dove natura incontra natura, no? Mi fa venire in mente la Corsica. Io in Corsica ci sono stata davvero per tanti anni, no? Un po' selvaggia, un po', e adoro queste specie così. Le trovi anche spesso in Puglia. Quando sono qua credo passi un aereo tipo ogni 2 minuti, se non un minuto. Fa abbastanza freddino. Adesso vado a prendere un giaccone di Mickey in macchina, anche perché dobbiamo andare da dove si parcheggia, poi dobbiamo passare attraverso il porto per andare al ristorante, in quel ristorante dove siamo già state l'anno scorso, praticamente il mio ristorante vegano preferito che c'è qui. Io sto congelando, cioè ci sono queste ragazze in maglietta. Stanno correndo. Ah, ecco perché. Ah, mi viene freddo solo a guardarle. Anche noi ci stiamo. Abbiamo recuperato una giacca a vento in macchina, ragazzi, e meno male, perché appunto c'è un bel pezzettino. Sta aiutando un po'? Sì, decisamente. C'è un bel pezzettino. E un altro aereo. L'ho detto, ne passa uno al minuto. E adesso vi faccio vedere il pezzettino che c'è da fare, che è laddove facesse caldo. Infatti abbiamo detto partiamo prima, così ci facciamo una bella passeggiata sul porto, solo che fa davvero freddo. Sì, quando non c'è vento è praticamente qua non si può entrare, quindi dobbiamo andare a piedi. Aereo, non so se lo vedete, dov'è? Aspettate che l'ho perso anche di vista. Zoom. È detto che passa, ma neanche uno ogni 2 minuti, uno ogni 45 secondi. Sì, cioè ce n'è uno qui e uno lì. Uno ogni 45 secondi. Mangiando lì da loro. Ah, magari loro hanno il parcheggio . E noi ci facciamo i chilometri a piedi, che ci fa solo bene. Però quando fa freddo come oggi. Bellissimo quinto aereo nel giro di 3 secondi. Passeggiata sul porto mi sa che salta, perché fa davvero freddo. E come me lo ricordo io, ve lo ricordate anche voi questo posto, perché l'ho filmato, è quello dell'anno scorso.
E quindi credo che ve lo ricordiate, il posto era proprio questo qua, dove adesso c'è lì proprio la cucina vista, il solito sapone che era quello che abbiamo preso appunto l'anno scorso. È bellissimo. Però non c'è la ragazza dell'anno scorso, c'è un'altra signora, credo sia la mamma. Ecco. E poi questi tavoli, proprio uno diverso dall'altro, insomma, una sorta di garage, no, se vogliamo, dove si mangia benissimo, perché noi abbiamo davvero, davvero mangiato molto, molto bene. L'anno scorso eravamo qua, a questo tavolo qui, tolgo le mani, l'anno scorso eravamo a questo tavolo qua. Patate di montagna con aglio lì, che è una crema all'aglio, che secondo me potrebbe piacerci, la proverei. Io prenderei l'assortimento di formaggi, sì, formaggi le patate sì. di montagna con aglio lì, l'hummus no, perché no, lo trovo più facilmente, io quelle cose lì le prenderei di... Se vuoi possiamo chiedere cos'è questo, perché non ne ho idea. Ah, ok. Quindi condividiamo quelle due cose? Sì. Vuoi delle crocchette anche? Vediamo anche delle crocchette. No, perché poi voglio assaggiare. Ok. Sì. Zuppa di cipolla. No. Crema fredda del giorno. No. Insalata della stagione con frutta fresca e frutti secchi. Torrada del chorizo. Il chorizo è la salsiccia, quindi è... devo chiedere. Ok. La nostra hamburger... salsiccia vegana, perché qua è un ristorante vegano. La cosa bella è che molte delle cose sono praticamente senza glutine, quindi tutte quelle scritte in blu sono senza glutine, le porta e poi il resto è tutto 100% vegano. Qui c'è un piatto combinato che c'è, in cui c'è l'hamburger, non c'è il pane, c'è l'hummus e l'insalata. Un altro combinato falafel, lasagna tipo bolognese. La lasagna era buonissima. Solo c'è la lasagna bolognese, la lasagna di zucchine. Riso integrale con latte di cocco, verdure e spezie. Riso negro con aglio lì, che è quella crema, quella salsa all'aglio. Pasta alla bolognese, pasta e quattro formaggi. E comunque ho fatto cambio di bicchiere con Michi. A me piaceva più questo, anche se si abbina la brocca dell'acqua. Perché a me l'ha dato questo col vino. E non me lo gusto qua dentro, non lo so, non mi piaceva. Volevo questo. Sai che ti intenso. Messo uguale, ho fatto metà. Non mi sembra molto equo quello che c'è lì rispetto a quello che c'è. No. Io ti ricordo che ho mangiato 8 kg di fragole con la panna. Con la bocca un po' piena, scusate. Questa è la selezione di, definiamoli formaggi, ma in realtà di formaggio non c'è niente. Questo, quello quasi finito, è il brie, praticamente identico come gusto. Questo tu l'hai già assaggiato? Sì, grazie. Era tipo una toma, insomma sono ancora più buoni di quelli normali, non lo dico per dire perché sono vegani, ma perché è davvero così. Nel frattempo è arrivata questa che... Questo è? Questo è il chorizo. La torrada. C'è proprio il gusto che hai in bocca, che senti al palato, che senti in tutti e quattro i lati della lingua, anzi cinque contando quello dietro. Libidine. Allora, nel frattempo è arrivato. Quindi qua abbiamo delle patate di montagna. Semplici, appunto, patate di montagna. Con questa salsa, che dovrebbe essere una salsa all'aglio. Aglio lì si chiama. Ok. Quindi sicuramente una salsa all'aglio che assaggeremo. Allora, immaginate un sapore affumicato. E secondo me
al primo assaggio vi posso dire che è fatto con anacardi e pomodori secchi, sicuramente. È buonissimo, è stranissimo. Buonissimo e stranissimo, buono, buono, buono. Adesso concludiamo con una super meravigliosa lasagna. La lasagna ovviamente non l'abbiamo finita. Abbiamo preso un dolce in due e la lasagna ce la portiamo in campeggio. Green camping, sì, ci diciamo che c'è il vetro un po', sì. E qua abbiamo la nostra lasagna. Se posso rivedere la polsiera. La polsiera, tu mica si è tolta la polsiera. Voilà. No, sono su. Pronta? Non è. Ragazzi, c'è una persona che è dentro il bungalow. Dai, che ci sembra poco raccomandabile. È sicuramente del campeggio, perché appunto c'è il guardiano, no? Tu tieni la lasagna, almeno gli do spacchi in testa. Però non so, non ci sembrava molto. Non abbiamo acceso la luce fuori. Se ti faccio la luce col flash. Faccia la luce. Sì, però se si certo che se uno deve scappare, ragazzi, cosa sto facendo? Chiudi. Doppia maratata. Certo che comunque sia, adesso vabbè, ci sono i guardiani sia da una parte che dall'altra, il campeggio è molto controllato, poi a prescindere non entri perché tanto c'è il microchip che si collega anche quando passi con la macchina oppure con la targa, e comunque sia questa porta, se devi scappare neanche la soddisfazione di almeno aprire la porta del bungalow, perché tanto non ce la fai. Va bene ragazzi. La nostra giornata finisce qua. Siamo appanzate, mangiato tantissimo. E per domani abbiamo anche la lasagna già fatta. Quindi noi vi mandiamo un abbraccio grande, vi ringraziamo se siete stati con me e con noi in nostra compagnia fino alla fine di questo video. E se avete piacere, noi ci vediamo ancora venerdì in vacanza e poi si torna a casa dalla Mille. A venerdì. Ciao.